Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Siamo in Austria sul Red Bull Ring sotto la pioggia, sotto la pioggia. Sì, è capitato un'altra gara dove ci toccherà fare molta ma molta attenzione. Allora, quell'obiettivo, vabbè, quello del team, undicesimo migliore, va bene. Per quanto riguarda la gara, solo nell'ultima parte dovrebbe essere leggermente nuvoloso, quindi vediamo un pochino. L'altra volta a Monte Carlo avevamo provato a fare una strategia alternativa che tutto sommato non era andata a malaccio, più che altro perché lì non si poteva superare. Vedremo se qui azzardiamo una cosa simile o se ci facciamo i fatti nostri, vediamo un pochino. E comunque per quanto riguarda le prove libere, non sono riuscito a completare tutti gli obiettivi, perché vi dicevo, io nelle prove libere sto utilizzando le componenti un po' più rovinate, però stavolta erano troppo rovinate, quindi ogni 3x2 perdevo una marcia del cambio, cosa strana perché il cambio, il cambio in prova è un po' una cagata, ok, perché il cambio in prova sta usando sempre l'unico che avevamo dall'inizio, ok. Quello per la gara va bene, sta a posto, mentre quello che sto utilizzando per le prove ogni tanto andava a morire. Quindi adesso mi rimetto i miei componenti qua. Vabbè, questo non è che era troppo danneggiato, però come detto facciamo secondo slottino per tutti i componenti di gara. E ci andiamo a fare adesso le qualifiche insieme. Per la ricerca e sviluppo stiamo aspettando questi componenti. Aerodinamiche, ok, possiamo mettere forse anche, adesso che abbiamo fatto un po' di punti, qualcosa sul telaio. 500 se no, 516 ce ne abbiamo di punti. Quindi no. Va bene. Vabbè, andiamoci a fare queste qualifiche. Vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare con la nostra Sauber dopo un gran premio ottimo in Francia. Naturalmente aspetto un pochino per modificare le difficoltà, ragazzi, perché come alcuni di voi sanno, ogni tanto capita di fare un GP ottimo e poi magari è una botta di culo. Fantastica sfida per la pole position. Non so se è già bagnata, mi sembra un po' di sì. Di solito il segreto è un'ottima velocità massima. Basterà diminuire il più possibile il carico aerodinamico, fare bene le curve e spingere a fondo nei rettilinei. I piloti dovranno pensare soprattutto alla velocità massima. Se diamo per scontato che la vettura sia relativamente a posto per il resto del giro, allora è nei rettilinei che puoi guadagnare tempo. Non è facile sorpassare se sei più lento di tutti gli altri. Vabbè, noi proviamo a sopravvivere se c'è... No, non è bagnato, ok. L'assetto naturalmente è da bagnato e... Va bene, andiamo in pista, vediamo un pochino se riusciamo a fare un giro decente. Penso che anche tutti gli altri abbiano usato l'assetto da bagnato, perché giustamente poi si preparano tutti per la gara. Come è giusto che sia. Che stiamo andando a cannone. Grande così. Addirittura quinta posizione. Ok. Molto bene questa Sauber. Vabbè, vediamo anche qui in gara, poi ci regoliamo. Ma prima di salutarci ricordiamo rapidamente le prime tre posizioni: Hamilton, Vettel. Altra cosa, diversi di voi mi chiedevano per la difficoltà. Di solito tra una sessione e l'altra esce il comando delle opzioni. Quando uscite e rientrate, in basso a destra, a me dice il tasto 8, non so se sia questo qui. Ti fa vedere il tasto delle opzioni per poter andare a modificare la difficoltà quando siete in...
Cerca di girare così anche in gara. Ok, quando siete in carriera, perché se noi qui andiamo a vedere le opzioni, vedete che impostazioni di gara è tutto bloccato, cioè se volete cambiare qualcosa non potete farla, quindi noi siamo al 90 con maestro, se volessimo cambiare dobbiamo farla, dobbiamo farlo uscendo dalla partita, rientrando e mentre carica la partita, cioè come l'anno scorso, mentre carica la partita, poi magari lo vediamo nel forse nel prossimo Gran Premio, qua proviamo ancora con difficoltà maestro, poi passiamo a leggenda, vediamo. E niente, questo è quanto, quindi tenete d'occhio in basso a destra il tasto. A me dice 8 perché sarà uno di quei... No, forse è questo qui delle opzioni. Per il resto siamo pronti per la gara? Sì, adesso c'è pioggia, quindi... Bagniamoci con... sportiveggianza, però. Allora, dovevamo settare qualcosa? No, siamo a posto. Per quanto riguarda... nell'altro episodio parlavamo delle gare di Formula 1. Sì, so ragazzi che le fanno vedere in differita. Io intendevo in chiaro, in diretta. So che in differita... Buon pomeriggio e benvenuti allo Spielberg. Le fanno vedere in TV Studio 8. Una forma nell'altra ha ospitato ogni Gran Premio d'Austria del campionato. Ma in ogni caso intendevo in diretta e in chiaro. Fu qui che John Watson perse una scommessa e la sua barba quando portò il team Penske alla sua unica vittoria nel 1976. La posta in gioco oggi è ancora più alta, con i 25 punti del vincitore, un bottino importantissimo nella lotta per il titolo. Qui allo Spielberg il giro è corto, con solo 10 curve, 7 a destra e 3 a sinistra. Il tutto porta a una distanza totale di 4,2 km. Oggi ci aspettiamo che molti piloti finiranno lunghi, specialmente nell'ultima curva, cosa? Dato che il bagnato rende l'asfalto molto scivoloso. Ok, non è che ce la stava a tirare, eh? Secondo me sì. Anche per questo Gran Premio, come sempre, con me c'è Luca Filippi. Parliamo un po' dello scienziato. Nell'ultima gara Eccoci. Hanno portato a casa un bel risultato. Riusciranno a tenere il passo anche questo weekend? Non ci sono garanzie qui, ecco. Ma senz'altro la prestazione della volta scorsa li ha resi più sicuri per quanto riguarda questa gara. Il problema è che le qualifiche le abbiamo fatte sull'asciutto con un assetto da bagnato, quindi estremamente incollati sull'asfalto. Mo no. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position. E al suo fianco in seconda posizione c'è Sebastian Vettel. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Raikkonen, lo scienziato. Guardaci lì. Come ci inseriamo. Alonso e Charles. Comunque Leclerc, anche Charles va forte. Lascia fare. Non so che rallenta quando arrivi alla prima curva e cerca di prenderla pulita. Non vogliamo perdere posizioni al via. Dobbiamo sfruttare gli errori degli altri. Non farne noi, direi, più che altro. Comunque, per quanto riguarda la benzina, quanti giri? 18 dobbiamo fare, ce l'abbiamo per 20 giri. Allora, calcolando che la miscela grassa ci dà anche leggermente un po' più di ripresa e di potenza, qui sarebbe preferibile magari non utilizzarla più di tanto, perché comunque ti fa pattinare più gli pneumatici, quindi magari un pochino meno. La utilizziamo eventualmente per il finale di gara, quando potrebbe essere un po' più asciutto. Quindi secondo me un giro e mezzo in più ci potrebbe stare, potrebbe bastare. Per quanto riguarda la strategia, vediamo, sono 20, 18 giri, forse verso il dodicesimo smette di piovere, però poi si deve asciugare la pista, non lo so se ci sarà da fare. No, guardo un attimo, faccio i miei calcoli, le mie cose, e quindi niente, vabbè, partiamo con la gara, ragazzi, proviamo a fare qualcosa di buono. Voi come sempre seguitemi su Instagram, Twitch per le live, e come sempre lasciate like e condividete per questi video. Mi alzo un po' il volume, cazzo, per alzarmi il volume delle cuffie mi... Ho perso un po' di posizioni, però se no non sento le cambiate. Voglio andare cazzarola con calma, però sto cazzo di Ricciardo. State calmi, ho sentito un botto. Piano, piano, grande, tieni la corda,
Ok. Comunque stiamo riuscendo a tenere, cioè no, non per tirarcela, però sia in Francia che adesso. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Cioè magari adesso ce li perdiamo, non lo so, però teniamo il ritmo di questi. Ma penso che sia comunque un fatto di miglioramento, perché avete visto la difficoltà è quella, ragazzi. Non è che la difficoltà abbiamo lasciato quella e abbiamo aumentato un pochino le prestazioni della nostra Sauber. Però magari un pochino ho fatto pratica anche io, ma non più di tanto, nel senso non è che sia dato dalla bravura del pilota. State pur tranquilli che io Pippa ero e Pippa rimango, non tu worry. Però ci mettiamo la sportiveggianza. Però, cioè, riusciamo a... Cioè, da dire che... Opela... Loro... Qualche errore in ripartenza l'hanno fatto. Non so se avete visto prima Kimi insieme a Sebastian. No, vabbè, dai, allora al prossimo... GP... Allora, spero che qui non arrivi il l'evento storico, così vi faccio vedere direttamente il cambio di difficoltà per tra un GP e l'altro. Si può fare anche lì fase di caricamento. Se siete durante il Gran Premio dovete uscire e rientrare tra una sessione e l'altra, dico. Beh, un po' di miscela grassa sul dritto ci può stare. Per il momento vedete che l'Hertz lo stiamo tenendo in hot lap, perché con il bagnato non è che ne consumiamo più di tanto. State notando che non l'ho toccato per ora. Poi magari quando è un po' più basso lo recuperiamo mettendo direttamente su medio. Per ora sto... Perché comunque non è che stiamo... Si frena parecchio, si lascia parecchio l'acceleratore, quindi l'energia si recupera abbastanza velocemente, abbastanza agevolmente, anche lasciando hot lap. E che altro vi volevo dire mentre ci facciamo questi giri dietro Seb? Ah, del fatto del Gran Premio, come detto, il fatto che in chiaro però sia indifferita. E per il fatto che siti di streaming pirati non mi garbano, non mi garbano per qualunque cosa. Ah, Kimi c'ha problemi, sì, effettivamente sì. Onestamente non è una cosa che mi garba, sia per sport, serie, quello che vi pare. E... E naturalmente, vabbè, anche chi mi ha detto, vabbè, ti puoi fare l'abbonamento a Sky, 30 euro al mese e te le vedi. Grazie al cazzo, però. Per dire, non seguendo, so che ti fa tutto il pacchetto sport, però non seguendo in generale neanche altri sport, più o meno saranno due gran premi al mese, a parte, per alcuni periodi, per due gran premi 30 euro al mese mi pare un po' troppo. Intanto Daniel si insinua. Proviamo a resistere all'esterno. E ce la facciamo senza toccarci, senza irregolarità, senza... Ma con tanta sportiveggianza, ha detto adesso Ricciardo con Max, suo compagno di scuderia, iniziano a sportellarsi. Noi stiamo perdendo un pochino il ritmo, però c'è da dire che stavamo tenendo il ritmo di Ferrari e Red Bull, quindi diciamo che siamo un po' oltre le nostre possibilità.
Tra 10 minuti ha detto che smetteva di piovere, okay, però per... che queste gomme vanno ancora bene. No, no, sto cazzo che le cambio stavolta. Anche perché, se vi ricordate, in Formula 1 2017 proprio qui azzardammo, qui a Spielberg, azzardammo una strategia alternativa sotto la pioggia e anche lì non andò benissimo. Diciamo che quando noi azzardiamo strategie non è che vada sempre bene, cioè diciamo non va mai bene. Attenzione a cosa, mi dica. Ah, è Kimi che sta cercando di rientrare forse. Mamma mia, si sono schiantati. Sebastian Vettel ha tamponato Kimi, non so se l'avete visto dalla distanza. Mamma mia, questo è un erroraccio clamoroso da parte, presumo, di Kimi. Vabbè, dell'intelligenza artificiale. Bandiera verde, la distanza dal primo è 7,3 secondi. Si vedeva Kimi fermo, ma fermo in mezzo ai coglioni, perché Vettel l'ha centrato in pieno. Che tra l'altro non è che ho visto grandi pezzi volare via, eh. Vettel però è fuori dalla gara. Mamma mia, in Ferrari ci sarà sicuramente un attimo di incazzatura. Un attimo tanto di incazzatura. Kimi che ha ostacolato Sebastian Vettel, cosa che va ad aiutare le Mercedes che sono già prima e seconda. Poteva essere una buona cosa almeno far arrivare Sebastian a podio o comunque a punti, per togliere qualche punticino, per recuperare qualche punticino. 6,4 secondi. Cioè, meglio per noi, perché clamorosamente ci ritroviamo a podio per il momento. Però clamoroso l'incidente tra le due Ferrari. Kimi non so se stava cercando di rientrare al pit, però stava in mezzo ai coglioni, onestamente. Non è che stava proprio in buona, una buona zona, però proviamo a tirare qua. Prova a recuperare un po' di Hertz, giusto un attimino per... Intanto Verstappen ha allungato, Verstappen ha allungato, avrà messo l'Hertz a bomba, miscela. Vabbè, io magari ste parti così dove non c'è un granché ve le taglio. Vabbè, la gara sta procedendo in modo costante, senza troppe emozioni. Tra l'altro abbiamo fatto anche il giro veloce. Addirittura abbiamo fatto registrare il giro più veloce. Per quanto riguarda i due lì davanti, stanno continuando ad andare a bomba, mentre Verstappen un pochino ci sta raggiungendo, si è allontanato dal gruppone, si è ritirato Kevin Magnussen. E niente, come detto, ogni tanto vi faccio qualche taglietto perché non sta succedendo niente, quindi... Imposta le RS in modalità sorpasso, dobbiamo spingere. Dobbiamo spingere, spingiamo sti cazzi. Mancano ancora 8 giri e... Non so onestamente se arriveremo a fare il pit. Io quasi... Vabbè, in questo caso aspetto magari gli altri, le altre strategie. E poi sì, dai, al prossimo Gran Premio aumentiamo la difficoltà, ritorniamo a leggenda. Ritorniamo, non c'eravamo nella Formula 1 2017. La pista pian piano si sta asciugando, ma non abbastanza. Io sto tenendo d'occhio l'usura degli pneumatici, perché il nostro Alex ci ha consigliato di tenere d'occhio i pneumatici, perché adesso, asciugandosi la pista pian piano, rischiamo di bruciarli. Intanto
Verstappen lì dietro ha rallentato un pochino tanto tra l'altro. Sì, infatti. Ma è successo tutto nell'ultimo giro, forse ha fatto qualche errore Max. Forse ci stiamo avvicinando anche a questi, alle due Mercedes qui davanti. Mentre per il resto, ragazzi, oppela. Come sempre, mi raccomando, fatemi sapere la vostra su questo Formula 1 2018. Mi sta garbando parecchio. Come detto, io gioco per divertirmi, quindi pian piano, sì, adesso andremo a aumentare la difficoltà, ma non cerco di far vedere quanto sono pro, ma di divertirmi, di DRS, attenzione. Quindi, aspetta. Soste 1 al giro 13 con le ultra soft, va bene. L'hanno consigliata loro, ragazzi. Io quando lo consigliano loro lo faccio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Di solito quella che ti consigliano loro è la migliore, quindi affidiamoci al team. Vabbè, abbiamo perso una posizione al momento, quindi significa che gli altri... Charles deve fermarsi. Ah no, si stanno a fermare tutti, ok. Non quelli qui davanti, quindi noi potremmo provare, sperando di avere il giusto... Però se ci ha fatto fermare, se la pista è asciutta asciutta, quindi... Dai, piano, cerchiamo di fare il giro al meglio. Non ci frega, non ci frega. Noi dobbiamo puntare qui davanti. La riserva di carburante a bomba. Sì, è asciutta la pista, è asciutta. Guarda come va. Sono fermati anche gli altri. Cioè almeno Verstappen, non so se anche le Mercedes. Sì, sono fermate anche le Mercedes, maledizione. Però non tutte e due, non si potevano fermare tutte e due insieme. Quindi Hamilton si è fermato, Bottas no, su Bottas possiamo guadagnare, perché adesso sta facendo un giro con... la retta porta la corda, giro con le intermedie e sta perdendo tanto, infatti lo vedete lì nella minimappa. Dai, dai, approfittiamo adesso, so che poi dobbiamo praticamente staccare l'Hertz, però lo so. Ok, il distacco da quella dietro è 10,3 secondi. Ehi, box, Valtteri Bottas. Grande così. Anticipando la sosta abbiamo fatto bene, siamo buttati subito. Adesso abbiamo finito tutto qua. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 29,5 secondi. Adesso vorrei capire se Bottas c'ha l'Hertz o meno, perché noi non abbiamo più né benzina né Hertz a disposizione. Ma tanta sportiveggianza. Attenzione, giro più veloce Kimi, che dopo aver messo fuori gioco il suo compagno di scuderia si sarà fermato in box, ha riparato l'auto e via, più veloce del vento, grande Kimi. Vabbè, cerchiamo di guidare al meglio.
Questo assetto comunque è buono, eh. Certo, c'è da dire che siamo sul bagnato. Stavamo sul bagnato, quindi è un assetto da bagnato, quindi tiene bene le curve. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme ultramorbide. La vettura dietro di te monta gomme ultramorbide. Vabbè, adesso tutti quanti vanno a bomba. Però vedete che sul bagnato andavamo un pochino meglio. Adesso sull'asciutto tanti stanno facendo giri più veloci di noi. Hamilton, Kimi, Verstappen, Ricciardo, presumo anche Bottas. Vabbè, stanno facendo, se ne è il giro più veloce della gara, quindi chissà quanti più veloci di noi, perché ci sta. Andavamo meglio sul bagnato, stranamente. Cerchiamo di mantenere questo vantaggio, perché la gara è quasi finita, quindi qua possiamo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Io sei all'ultimo giro. Dai, dai. Tra l'altro, come sempre, ragazzi, ho già detto, vabbè, seguitemi anche su Twitch, che qualche giorno fa abbiamo fatto anche una prima live prova su Formula 1, poi ve le riporto sempre sul secondo canale, quindi quella dell'altro giorno era giusto una prova per vedere se si vedeva bene, se andava bene. Quella ritrovate sul secondo canale, forse oggi, se riesco a riportarvela. Quindi tenete d'occhio il canale Twitch, iscrivetevi anche lì, se volete sottoscrivervi con Twitch Prime mi farebbe piacere, ma come volete, anche con, non con Twitch Prime, normalmente fate un po' come vi pare. Però per dirvi, noi ci facciamo qualche live sull'autostorica, magari abbiamo provato anche il multiplayer, un po' una caciara, però ci si provò magari ogni tanto, e qualche gara potremmo fare anche qualche garetta un po' più lunga. E sta di fatto che comunque, signori, siamo andati a prendere la seconda posizione, il primo podio della storia, della nostra storia. Ok, grande così. Vabbè, dai, alla prossima aumentiamo la difficoltà. Però non me lo sarei comunque aspettato, perché siamo andati bene in Francia, però era la prima volta su quella pista, magari era anche abbastanza larga, quindi sguisciavamo bene. Credo che sia stata la differenza. Si vede chiaramente che al muretto grande la fetta, un gran lavoro per ottimizzare ogni stint e sfruttare al meglio le gomme. Questo dimostra ancora una volta che la Formula 1 è un gioco di squadra e dobbiamo anche riconoscere i meriti al pilota, perché una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è un grande talento al volante. Ok, ok. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei. Guardaci lì, sprezzanti del pericolo. Allora. Dai che stavolta ce lo vediamo che si festeggia, scusate, ci stiamo noi sul podio. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Romain Grosjean ma ha cosa, effettuato una splendida rimonta. Credo che la sua gara di oggi gli sia valsa il riconoscimento di pilota del giorno. E ora vediamo la classifica costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Un altro team che può dirsi soddisfatto di questo gran premio è la Sauber, il cui ottimo risultato. Guarda Charles, anche ottavo. No, però pure lui comunque è andato a bomba. Quindi un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara. E anche la Sauber che sta facendo vedere ottime cose, quindi grazie, oggi. Grazie. Come pensi sia andata? Mi ho spaccato dei culi. Diresti che il tuo rivale è ancora ai tuoi livelli? È un bravo pilota, ma non ha la mia macchina. Facciamo così, che magari la Sauber, vedete? Hai passato gli fomenta altri con grande facilità oggi. Qual era la tua strategia? Tavoletta, la Power Unit, la macchina agile e leggera può far mangiare il pacchetto aerodinamico. No, questo perché dobbiamo aumentare l'aerodinamica. Almeno si fomentano loro e ci fanno pure uno sconto. No? La squadra ha avuto fiducia di me. Bello poter arrivare, è vero, ma tutti possono sbagliare.
Ok, dai, altra. Oggi è andato dai. Tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? Sì, sono stati dei geni loro, eh. Sì. Ok. Ottimo, ed è tutto. Va bene. Oggi sì, siamo andati a... strategia veramente ottima, perché hanno fatto rientrare pelo pelo giusto giusto e ci ha portato anche a guadagnare una posizione quella strategia. Abbiamo vinto la rivalità con Van Dorn, quindi 27 punti per il livello pilota. Vediamo qua. Guarda là la Sauber. Ci sta iniziando ad amare, ma anche le altre scuderie comunque non male. Veterano, vabbè, ci avviciniamo perché ci ha dato un po' di stelline con la rivalità. Volevo solo congratularmi per il podio, te lo sei meritato. Agli ultimi giri abbiamo sudato freddo al muretto, ma ce l'hai fatta. Ok, allora, una cosa. No, non c'è l'evento storico, quindi forse se può fa... Allora, prossimo weekend avanza, in linea generale adesso, vedete lì sotto c'è il tasto opzioni, quindi se premete opzioni andate in preferenze, impostazioni gara e adesso ve lo fa cambiare, quindi per chi vuole cambiare fatelo così. Noi andiamo a mettere leggenda e ce lo salva, sì, leggenda, yes. Avvia sessione. Perfetto, quindi il prossimo sarà Silverstone. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, Twitch, Instagram. Sono arrivati nuovi pezzi, quindi dobbiamo spaccare dei culi. Bene, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Dai, un saluto a tutti da Quel Taleale.